L'ultimo sprint del Consiglio regionale è stato quello per l'approvazione della manovra economica, contenuto corposo formato come sempre da quattro provvedimenti distinti ma chiaramente in relazione tra loro: il bilancio di previsione 2023-2025, la legge di stabilità per l'anno prossimo e l'atto ad essa collegato, la nota di aggiornamento al DEF regionale. Non è stato un confronto semplice, tutt'altro. Le opposizioni all'inizio hanno presentato centinaia di emendamenti lamentando il ritardo con cui sono state informate e, per quanto riguarda i contenuti, denunciando lacune di rilievo. Nella terza giornata dei lavori però è arrivato il nuovo maxi emendamento della Giunta e la situazione si è sbloccata con differenze chiare, emerse al momento della votazione, ma anche in un clima di maggior condivisione. Il Consiglio, con il voto della maggioranza, dice sì anche alla legge che potenzia l'intervento di sviluppo toscana a favore dell'economia regionale. Scontro in aula con il centrodestra, la conclusione c'è stata alle 3 di notte in un'estenuante maratona politica. Quasi tutti d'accordo invece sulla legge per l'acquisto degli immobili delle terme di Montecatini. Tante aziende virtuose con progetti molto interessanti emergono nell'edizione 2022 del premio Innovazione che il Consiglio regionale promuove insieme a Confindustria Toscana e che assegna un contributo rilevante a 9 di esse. La cerimonia degli auguri di Natale diventa l'occasione per un primo bilancio del 2022 e per annunciare le sfide del 2023 in un momento di notizie importanti e di rilievo nazionale per la Toscana. L'arrivo delle due navi di migranti a Livorno, vediamo le nostre immagini, e per quanto riguarda il rigassificatore di Piombino, il respingimento da parte del TAR del ricorso fatto dal Comune di Piombino per la sospensiva dei lavori. Prima delle interviste ai consiglieri con le posizioni di tutti i gruppi spieghiamo in cosa consiste questa manovra regionale per il prossimo triennio. Il bilancio, in gran parte assorbito dalla voce della sanità, vale 12 miliardi di euro. 7,5 appunto sono del fondo sanitario, 2,3 circa di programmazione europea. Tra i settori nei quali si registra un maggiore incremento di risorse, quindi anche di interventi da parte della Regione Toscana per l'annualità 2023, ricordiamo innanzitutto la materia del diritto allo studio, quella della cultura, dove vengono fatti numerosi investimenti sotto il profilo della tutela del patrimonio storico-artistico e quindi del recupero degli edifici storico-artistici nel territorio della regione, un incremento significativo delle risorse destinate alle politiche sociali. Ci sono 30 milioni di euro che sono finalizzati all'edilizia popolare pubblica, quindi un intervento molto atteso che consentirà di dare risposte puntuali al territorio. Ci sono alcuni settori strategici che hanno una crescita di risorse a disposizione dopo un periodo di contrazione. Penso soprattutto alla materia del turismo, nella quale si registra un incremento di circa 11 milioni di euro per l'annualità 2023, ma anche settori importanti come ad esempio quella della difesa del suolo. L'aggiornamento delle previsioni di entrata e spesa per il 2023 ha fatto registrare tuttavia uno squilibrio di parte corrente di circa 150 milioni. Le cause sono da ricercare nelle spese in più di funzionamento, nell'aumento degli oneri finanziari e nell'aumento della quota di cofinanziamento della programmazione comunitaria dal 15 al 18%. Per riassorbirlo sono state spostate alcune politiche di spesa. Per alcuni interventi si è provveduto all'indebitamento e si sono recuperate risorse da Fidi Toscana per misure ormai superate e senza effetto. Previsto il ricorso al debito per 860 milioni nel triennio 2022-2024 per finanziare la spesa di investimento. Un ragionamento complessivo lo fa ancora il presidente della prima commissione del Consiglio regionale. Un bilancio che tiene conto della situazione di estrema incertezza nella quale si trova la nostra regione, come del resto il nostro paese e tutto il panorama internazionale, sia per le vicende che riguardano la politica internazionale sia per il caro energia. Una situazione quindi complessa che però ha spinto la Regione Toscana a voler approvare nei termini la manovra di bilancio, e questo a legislazione vigente, quando ancora
non è stata approvata la manovra finanziaria a livello statale. Una scelta che si è voluto fare proprio per evitare l'esercizio provvisorio e quindi l'impossibilità da parte della Regione di dare alcune puntuali risposte a interventi di cui il territorio regionale ha assoluta necessità proprio a partire dal 1° gennaio del 2023. Una valutazione introduttiva l'abbiamo chiesta anche al portavoce dell'opposizione. La manovra di bilancio di fine anno della Regione Toscana è come un regalo di Natale riciclato. In sostanza la parola d'ordine è proroga, cioè si prende quello che non si è fatto negli anni precedenti e si ripropone. Certamente è un bilancio che non ha una completezza, perché la parte fondamentale, che è il bilancio della sanità, lo vedremo alla fine di aprile, e quindi lì capiremo se veramente la Giunta regionale metterà le mani nelle tasche dei toscani per aumentare magari qualche tassa, come si è detto, l'IRPEF per esempio. Sono tre le fasi che caratterizzano la lunga discussione sugli atti di bilancio. C'è una contrapposizione netta prima dell'inizio dei lavori, quando il centrodestra minaccia l'ostruzionismo qualora non fossero stati accolti alcuni emendamenti chiave, e per questo fa anche una conferenza stampa con toni molto duri. C'è poi l'impasse dei primi due giorni, nei quali tuttavia si consuma già lo scontro su Sviluppo Toscana, e c'è infine la svolta dopo la presentazione di un maxi emendamento del presidente Giani. È un maxi emendamento che arricchisce le previsioni di intervento di spesa della Regione in una serie di settori, soprattutto il sociale, ma anche settori che in qualche modo possano affiancarsi ad essi, la cultura, tanto per fare un esempio, le questioni ambientali, e devo dire che dimostra che il bilancio diventa un atto concertato fra maggioranza e opposizione, e quindi il contributo diventa un contributo costruttivo a un lavoro che la maggioranza, con molto dialogo e apertura, riesce a sviluppare. Il bilancio quest'anno è un bilancio di investimenti, 100 milioni in più nella parte corrente del bilancio a questo dedicati, la definizione di un impatto e di un impegno forte della Regione per la realizzazione con 200 milioni, 195, dell'ospedale di Livorno, lo sviluppo dei lavori di potenziamento a Cisanello a Pisa, la realizzazione della Darsena Nord, della cosiddetta Darsena Europa al porto di Livorno, che consentirà un pescaggio da 12 a 20 metri, quindi tante più navi potranno attraccare, di interventi che vanno poi in modo più puntuale a coinvolgere il territorio. La discussione prosegue fino alla serata del 22 dicembre, molto tardi, quando c'è il sì di tutti i consiglieri di PD e Italia Viva, e il confronto si chiude senza strappi ulteriori. Si arricchisce però di un altro capitolo con una notizia attesa che arriva dal Parlamento. Il payback ci sarà, quindi non ci sono timori per il rimborso di circa 400 milioni dalle aziende che forniscono dispositivi medici. Approfondiremo i diversi capitoli della manovra tra 7 giorni. Nell'ultima puntata dell'anno di Regionale, adesso registriamo i commenti politici di tutti i gruppi. A ciascun presidente abbiamo chiesto di valutarla nel suo complesso e, nei limiti del poco tempo a disposizione, di evidenziarne gli aspetti più importanti. Partiamo dalla maggioranza. Con il nostro emendamento, che maxi emendamento che abbiamo chiesto al Presidente, abbiamo inteso anche migliorare questa manovra su alcuni aspetti che per noi sono fondamentali. Come abbiamo sempre detto, il lavoro, la salute, il sociale, gli investimenti sono le nostre priorità. Allora abbiamo chiesto di aumentare le risorse per quanto riguarda il sostegno alle famiglie che hanno al loro interno dei disabili gravi. Abbiamo chiesto di prevedere delle risorse in continuità con quanto è avvenuto negli anni scorsi per i piccoli comuni, che spesso sono i piccoli comuni montani e delle aree interne. Abbiamo chiesto di aumentare le risorse per sostenere chi ha fatto domanda nei bandi della legge cosiddetta dei custodi della montagna, di cui siamo stati promotori e che ha avuto un grande successo. Sono state oltre 400
le domande che sono pervenute. Abbiamo chiesto di poter implementare le risorse per quanto riguarda una serie di interventi di investimento anche puntuali per dare risposte a quello che ci hanno chiesto i comuni e un'attenzione nei confronti dei gestori delle RSA e delle RSD. Si è rinsaldata, secondo i capigruppo di Partito Democratico Italia Viva, la loro alleanza. Una manovra che è sociale, che è economica, che alla fine si chiude non aumentando le tasse, così come Tel Aviv aveva chiesto, non viene aumentato il bollo, non vengono aumentate le addizionali IRPEF e soprattutto i comuni trovano risposte importanti. Penso a dei comuni che avevano sollecitato interventi storici, penso a Marradi dove si può fare lo svuotamento di un invaso, penso a Bagnaripoli rispetto a interventi infrastrutturali, penso anche a Castellina in Chianti rispetto a iniziative finalizzate allo sport e nel contempo altri comuni come Mulazzo, altri comuni importanti ovviamente come Pistoia, ma nello stesso tempo anche in realtà importanti nell'area di Pistoia, nell'area di Pisa, un intervento che avevamo chiesto con forza a Ponzacco rispetto a una soluzione di problematiche di carattere abitativo e poi risposte infrastrutturali che vanno per tutta la Toscana in termini culturali e sociali. Credo un bilancio positivo che consolida la maggioranza di governo. PD e Tel Aviv hanno ritrovato un accordo nel metodo del lavoro, un sostegno al Presidente Gianni per arrivare a metà mandato più forti di come siamo entrati in questa esperienza. Di segno contrario sono le valutazioni dei gruppi di centrodestra che congiuntamente, come dicevamo prima dell'inizio della seduta, avevano elaborato centinaia di emendamenti e annunciato battaglia politica in aula. Molte delle loro istanze alla fine sono state recepite nel documento della Giunta. Non si può accettare che l'opposizione abbia soltanto 10 giorni per analizzare la manovra più importante dell'anno. Noi abbiamo chiesto rispetto delle regole, rispetto del nostro regolamento, del nostro statuto, perché il nostro lavoro di garanzia, di controllo, il ruolo che hanno scelto per noi i cittadini toscani merita rispetto. E gli obiettivi sono quelli di sollecitare la Giunta per quanto riguarda il nuovo piano dei rifiuti, per quanto riguarda l'attenzione massima a tutte le crisi aziendali che in questo momento abbiamo anche in Toscana, l'attenzione ai contributi che dovremmo dare ai comuni, che dovremmo dare alle associazioni del terzo settore dopo questa crisi energetica che stiamo attraversando, un'attenzione per quanto riguarda la nascita di questa nuova sviluppo toscana su cui ancora oggi abbiamo e nutriamo una serie di forti dubbi. Quando ne abbiamo visti i contenuti abbiamo visto una serie di spot fini a se stessi, investimenti che è difficile anche giudicare se sono giusti o sbagliati. Faccio un esempio: se si destina 1 milione di euro al rifacimento di un cinema e si specifica il cinema del comune X, chiunque di noi dovrebbe avere il tempo tecnico di confrontarsi con i nostri referenti sul territorio, con i consiglieri comunali e capire se quello stanziamento ha un senso oppure se sarebbe meglio destinarlo al cinema Y. Una regione non deve fare questo, una regione deve pensare a stanziare dei fondi per i cinema in generale, poi saranno i singoli comuni che si candideranno, che si proporranno per ristrutturare i propri cinema. Se si fanno interventi spot diventa difficile giudicare se sono fatti bene o male e la Giunta Gianni ormai ci ha abituato a questo tipo di ragionamento. Ascoltiamo poi il parere del capogruppo di Forza Italia registrato all'inizio del confronto. Decretiamo il fallimento politico della Giunta Gianni, del centro-sinistra. Il fallimento di un bilancio che è retto soltanto grazie ad un elemento, il payback. Pensate che il tetto di spesa della Regione Toscana dal 2015 al 2018 ha superato la soglia consentita dal governo di oltre 850 milioni di euro e le aziende con il payback la Regione gli chiede entro 30 giorni di rendere 490 milioni di euro. È questo il bilancio della Regione Toscana. Dentro il bilancio non c'è una linea di indirizzo programmatica che guarda la Toscana del futuro, che sostiene le nostre imprese, che sostiene le famiglie. Penso per esempio alla Pharma Valley che ce l'annunciano da 20 anni e che ancora non c'è. Penso alla Darsena Europa che ci racconta che è pronta da 15 anni e ancora non c'è, penso alla Tirrenica, penso allo sviluppo del sistema aeroportuale, penso al sistema dei porti, immaginate cosa non potrebbe essere questa regione con dei porti funzionanti, penso alla famosa Toscana Strade, quella che dovrebbe occuparsi delle strade regionali a partire dalla FIPILI. Ecco, non c'è un elemento dentro questo bilancio che ci dice che guarda la Toscana del futuro.
anche il Movimento 5 Stelle vota contro ed era prevedibile già alla vigilia. La capogruppo, nella nostra puntata speciale di martedì scorso, aveva detto già che le distanze da questo centro-sinistra che governa la regione toscana sono ancora molto grandi. Hanno mancato di farci avere tutta la spiegazione politica di come era stata impostato questo documento di finanza. Hanno lasciato i funzionari a spiegarci degli aspetti tecnici. Se poi andiamo a guardare i contenuti, tralasciando il metodo, andiamo a vedere che si tratta di una riproposizione di vecchi progetti che si trascinano da anni e che vengono spostati di anno in anno, con l'aggiunta dei bollini colorati, dei goals, dell'agenda 2030 dell'Unione Europea, come a fare una sorta di maquillage per far vedere che in realtà seguiamo quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea. Ad una lettura appena più attenta si vede in realtà che la Regione Toscana ancora naviga a vista su quasi tutti i fronti. Sta all'opposizione, votano anche il gruppo misto, che rileva quello che, a giudizio della capogruppo, è la lacuna più grande di questa manovra. Siamo di fronte anche qui a un'assenza ancora del piano regionale di sviluppo. Naturalmente una partita importante, sicuramente già fin da ora la possiamo dire, riguarda gli enti locali. Personalmente ho ritenuto opportuno, in una fase anche di particolare criticità, tenuto conto anche delle difficoltà degli stessi comuni, di molti comuni, di arrivare anche a completare alcune opere importanti legate al PNRR, oggi c'è bisogno di dare un segnale concreto. Ecco perché tra le migliaia di emendamenti dei miei colleghi ho preferito focalizzarmi su tre situazioni che ritengo importanti. La prima è sicuramente quella di dare sostegno ai comuni, a quei comuni intermedi fino a 20.000 abitanti, che oggi allo stesso modo dei piccoli comuni necessitano di un sostegno approfondito sul fronte degli investimenti. Dall'altro ripropongo un tema che ho sostenuto già con forza, che sono i 9 milioni derivanti dall'aumento sostanzialmente del bollo auto, che io insisto vengano poi destinati all'efficientamento delle imprese. In questi giorni c'è stata la tradizionale cerimonia di auguri dei presidenti del Consiglio e della Giunta regionali. C'erano le altre autorità civili e militari, ma anche i dipendenti del Consiglio. È stata l'occasione per ricordare alcune tappe dell'anno che si sta concludendo. Ci siamo presi il compito di cercare di ripartire, i problemi aperti sono tanti, penso alla questione legata al caro bollette, penso alle tante, troppe morti sul lavoro che ancora oggi scuotono le nostre coscienze, penso alla necessità di offrire più diritti a chi oggi non ne ha, dare più voce a chi ha meno voce. Insomma, da parte nostra l'impegno di cercare di lavorare nella direzione di mettere in campo, come abbiamo fatto anche in quest'anno, perché insomma a me piace ricordare due o tre leggi tra tutte, la legge che ha istituito lo psicologo di base è nata dall'esperienza di questi anni molto complicati e mette a disposizione di tutti una figura che può supportare dal punto di vista mentale. Oppure penso al progetto Rigenerazione Urbana, con cui noi, con i risparmi dei costi della politica, mettiamo a disposizione delle ragazze e dei ragazzi più giovani la possibilità di disegnarsi un pezzo della loro comunità, oppure le comunità energetiche. E tutto questo è in linea con la nostra idea, cioè giovani, ambiente, lavoro. Ed è stata anche un'opportunità da parte di chi governa la regione per lanciare le prossime sfide per il 2023. L'augurio di quest'anno è che sia l'anno nel quale veramente da un lato si respira progressivamente quello che è l'aspirazione alla pace, ma dall'altro ecco la necessità di concretizzare tutta una serie di interventi che dal PNRR a quello che sono i fondi europei ci possano essere volano per la nostra economia, e dall'altro grande solidarietà a chi si trova a vivere condizioni di povertà, perché indubbiamente la situazione economica ha determinato questo, solidarietà verso i migranti, solidarietà nei confronti di coloro che vivono negli ospedali o comunque nei luoghi della nostra sanità pubblica, delle condizioni che richiedono eccellenza nell'operare. C'è un'altra legge sulla quale il confronto è stato ampio e aspro nel corso del dibattito. Pensate, le opposizioni hanno presentato 400 emendamenti che hanno allungato i lavori fino al cuore della notte. È la legge sul ruolo nuovo di Sviluppo Toscana, che adesso vi
viene potenziato, da società di servizio insomma diventa un'agenzia vera e propria, con più attività da svolgere, dice la Presidente della Commissione Sviluppo Economico. Il tema, tutt'altro che secondario, lo riprenderemo venerdì prossimo, 30 dicembre. Parleremo anche della legge che determina ora l'acquisizione degli immobili delle Terme di Montecatini, Tettuccio, Regina, Excelsior. In mezzo a tante iniziative che si ispirano al periodo che stiamo vivendo, ce n'è una particolarmente interessante anche dal punto di vista delle ricadute evidenti sull'economia. È il premio Innovazione. È stato istituito con una legge del 2015, è il frutto di una collaborazione molto forte tra Consiglio regionale e Confindustria Toscana ed è organizzato da Digital Hub Toscana. È intitolato ad Amerigo Vespucci. Il tema centrale quest'anno è stato quello della sostenibilità ambientale. O noi abbiamo la capacità di anticipare il progresso, di costruirlo, o noi rischiamo di subirlo. Allora, grazie alle tante ricercatrici, ai tanti ricercatori, alle imprenditrici, agli imprenditori che oggi sono qui, noi riusciamo a costruire una Toscana più bella, che può guardare anche in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo. Stiamo uscendo dalla pandemia, abbiamo una guerra a poche centinaia di chilometri da noi, mandare il messaggio che questa terra può farcela e può guardare con speranza e ottimismo al futuro. Investire sui giovani, investire sulla ricerca vuol dire investire sul futuro ed è quello che noi vogliamo portare avanti. Ecco l'elenco delle aziende premiate per categoria. Per brevetti sono una di Barberino Tavernelle e una di Firenze. Per ricerca, sviluppo e innovazione digitale una di Carrara, l'altra di Campi Bisenzio. Per transizione ecologica ed energetica una di Livorno, l'altra di Empoli. Tra le start-up innovative sono state premiate un'azienda di Pisa e una di Montepulciano. C'è anche un premio giovani che va a una ditta di Firenze. Entreremo meglio nei dettagli tra 7 giorni, adesso altri 2 commenti del Presidente di Confindustria Toscana e della Presidente del Comitato Promotore. Quando il pubblico e il privato si mettono insieme e fanno le cose fatte bene, oggi siamo a testimoniarlo. Quindi noi stimoliamo ovviamente la domanda da parte dei giovani e delle imprese per fare innovazione. Nel nostro Paese abbiamo bisogno di innovazione, quindi siamo felici oggi di premiare diverse aziende, indipendentemente dalla grandezza, e siamo veramente felici. Si chiama poi Amerigo Vespucci, quindi noi siamo a scoprire talenti. Da me stesso si capisce a cosa serviamo. È andata davvero molto bene perché fa raggiungere al Premio Innovazione Toscana questa quinta edizione dei numeri entusiasmanti, con i quali abbiamo portato alla luce oltre 270 progetti in 5 edizioni, abbiamo premiato 45 imprese e start-up innovative, abbiamo coinvolto all'interno di 5 commissioni di elevato livello che hanno giudicato i progetti oltre 30 giudici tra Accademia e Industria. Un'edizione davvero entusiasmante che ha portato alla luce progetti di estrema qualità e soprattutto di importanza per il futuro, che è un futuro incerto in questo momento, e progetti che vedono al loro interno tematiche straordinarie come l'innovazione, la digitalizzazione, la tecnologia e soprattutto la transizione ecologica ed energetica. Noi oggi ci fermiamo qui, a tutti voi che ci seguite buone feste, appuntamento doppio anche la prossima settimana. Martedì termineremo il resoconto dell'attività di un anno del Consiglio regionale, anche con le ultime novità che vi abbiamo raccontato oggi. E venerdì torneremo su alcuni importanti temi di queste ultime lunghe sedute. Buon Natale, buone feste!